Ciao a tutti, eccomi qui per spiegarvi attraverso questo nuovo format il mio lavoro con le famiglie e con gli adolescenti. Saluto The King, il boss, il re, il papà, saluto la mamma, saluto anche i vostri figli. Vi ricordo che tra qualche settimana inizierà il gruppo Adolescenti in Comunicazione, un bellissimo gruppo di ragazzi e ragazze che si ritrova per crescere insieme. È aperto ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni su tutta Italia. E poi, per chi lo volesse, ci vediamo invece one to one. Il tema di oggi, il tema che vorrei approfondire con voi oggi, è il tema del senso di impotenza appresa. Ora, cara mamma e caro papà, tenetevi pronti, perché vostro figlio, se già non lo sta facendo, da lì a breve andrà nel mondo. E quando andrà nel mondo, preparatevi, incontrerà un sacco di persone pronte a camminare insieme a lui e a dargli sostegno e supporto, ma ci saranno anche delle persone, a volte degli stronzetti, che puntano il dito, o cercheranno di fargli lo sgambetto. Ma veniamo al tema di oggi. Il tema di oggi è il senso di impotenza appresa. Succede che a un certo punto la persona in questione, in questo caso vostro figlio, possa avere difficoltà a procedere nel mondo. E voi vi direte: studierà poco, dorme poco, di chi è la colpa? Andiamo a cercare il colpevole. Bene, ricordiamoci che le situazioni che attiriamo e che attiviamo non sono mai casuali, eh? Tutte le persone che incontriamo possono essere dei grandissimi insegnanti e maestri, anche se a volte, anziché accarezzarci, entrano in scivolata o ci danno, ahimè, qualche cazzotto. Mi rendo conto, non è facile da digerire tutto questo. Il senso di impotenza appresa si attiva quando, rispetto a determinati eventi che magari si ripetono nella vita di vostro figlio, questi eventi, vostro figlio li codifica come eventi verso i quali non ha più il controllo. E questi eventi generano dentro testolina di vostro figlio l'idea di non avere più il controllo nemmeno sulla sofferenza. Quindi eventi esterni cominciano ad avere il controllo e eventi esterni producono sofferenza e rispetto a questo nucleo di dolore vostro figlio incomincia a dirsi ci ho provato, ci ho riprovato, non cambia niente e tanto vale aspettare che le cose finiscano. Quindi ci troviamo dei ragazzi che non vanno più nel mondo perché pensano di non avere più il controllo sugli eventi esterni e tantomeno sul dolore, sul nucleo di dolore che stanno sperimentando. Ok, bene, togliamo quello che punta il dito, che ci distrae. Allora succede che la mamma e il papà incominciano a interpretare le difficoltà del figlio, ma è un'interpretazione, quindi il rischio è che possano nascere dei conflitti. Quindi, uno dei modi per cui i ragazzi oggi compensano questo senso di impotenza è questo. Guardate, bellissimo monitor. Quindi si schiaffeggiano davanti alla televisore, davanti al PC, davanti al telefono e stanno lì. Tanto, questo è quello che si dicono, non cambierà niente. Tanto non ho più il controllo sugli eventi, tanto non ne vale la pena. E qui ci troviamo davanti a questo scenario, a due adulti, a loro volta magari impotenti. O, come spesso accade, proprio perché non sono in grado di gestire il proprio dolore e il senso di impotenza, incominciano a dirgli cosa deve fare, cosa è bene fare, e magari incominciano anche a strattonarlo, verbalmente parlando. Le modalità di compensazione naturalmente sono tante e diverse, io vi ho messo questa, ma poi c'è chi mangia, c'è chi si abbuffa, o c'è anche chi si lascia andare. Proprio chi non ha più energie nel corpo, quindi chi prova apatia e noia nei confronti della vita. Quindi, cari ragazzi, sappiate che quello che vivete fa parte della vostra evoluzione,
Sappiate che c'è una soluzione e sappiate che la vita è dalla vostra sempre. Un abbraccio a tutti e soprattutto al re e alla regina. Ciao!